Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 76esimo della nostra serie, della nostra seconda stagione sulla Master League con i Spro Evolution Soccer 2 con l'Inter, signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio per i commenti presenti e per il supporto. Signori, grazie infinite perché comunque gli episodi stanno andando bene e riesco a fare dei bei numeri e quindi ringrazio voi per tutto il supporto, signori. E anche sempre per i consigli. Ora, rispondo velocemente a dei commenti ricevuti negli scorsi video, ovvero, prima di tutto, vedere classifica marcatori e assist man. Marcatori, prima ci sono un certo Bridges, che non ricordo chi sia, e Ikpeba, primi con 13 gol. Secondo, ci sono Babangida, Wonkopi e Bovic. Ok, a quota 12. In questa diciamo la classifica marcatori. Gli altri interisti abbiamo Castello a 5 gol, bravo Castello. Bolatta a 4, attenzione, Bolatta. E poi si scende in giù abbiamo Miranda che chiude la classifica con un solo golletto. Classifica assist abbiamo Lampard primo a pari punti con Rishen. Il primo interista è Castello con 4 assist, quindi Castello sta facendo bene sia come assist che come gol. Bravo Castello. Poi abbiamo Bolatta e Chiellini a quota 3 e poi si scende giù, abbiamo Miranda a quota 2 e chiudono Babangida e Vorlanden con un assist a testa. Poi per quanto riguarda il discorso partite, signori, noi siamo già arrivati alla 17esima partita, anzi oggi giocheremo la 18esima, in quanto sì, sono 7 squadre, ma il tour sono divise in 3 turni, in 4 turni. Noi abbiamo fatto il primo turno in cui le abbiamo perse tutte, a parte quella con l'Ajax. Secondo turno in cui le abbiamo vinte tutte, a parte quella col Chelsea, in cui le abbiamo pareggiato. E ora siamo al terzo turno, in cui finora le abbiamo vinte tutte, signori. E poi ci sarà l'ultimo, il quarto turno, quindi diciamo ancora il campionato è bello lunghetto. Quindi non preoccupiamoci e andiamo avanti con la testa alta, signori. Non ho visto la classifica, sono un pirla. Non ho guardato come siamo messi in classifica, quant'era la distanza. Vabbè, dettagli, non ci interessa, signori. Noi dobbiamo giocare per noi. Dobbiamo giocare per noi e fare la nostra strada. La nostra strada. Andiamo a caricare la formazione. Sì, l'ho caricata nel Chelsea, ma quanto sono pirla. Ah, carica, no, nell'Inter. Cosa c'entrava la squadra di casa? Però va bene, dai, così ci copiamo gli schemi. Non penso che ci copiamo gli schemi, però va bene. Carica, dai, così. Allora, loro hanno flow, sì, hanno flow. E allora, signori, Forlanden lo mettiamo al centro, sperando che lo pigli. Arti, resistenza, velocità 16. Fa un po' schifo. Mette fuori. Velocità chi era? Come velocità 17. Spimas, sei il mio nuovo centrocampista centrale. 1,79, va bene, l'altezza c'è. Babangida è sul lato giusto e Castello è da quel lato. Basta, signori, non facciamo altro. Ronaldo, no! Aspetta un attimo, Ronaldo è sempre rotto, vero? Ronaldo è sempre, mamma mia, Ronaldo è sempre rotto e io ho una squadra di merda. Sono tutti giù, da Miranda, Vorlanden, Jorga, ma noi ce ne sbattiamo, signori. Noi quando siamo giù rendiamo meglio. Le ultime parole famose, persero la partita 8-0. No, 8-0 sarebbe terribile. Mamma mia, c'è Zola. Quanto mi sta antipatico Zola, signori. Voi non lo potete capire. Nel senso, antipatico nel gioco, perché ti sguiscia in una maniera impressionante. Guardalo, guardalo. Che poi non ha delle statistiche alte. Però intanto. Allora, signori, dobbiamo evitare di subire cross, perché questi c'hanno Flo davanti, ok? E Flo non scherza. Flo non sta qui a pettinare le bambole, ok? Quindi vediamo un attimino di piazzare subito. Babangida, tieni Babangida, grandissimo Babangida che ha tenuto contro Feller. Ma che cazzarola fai? Babangida, io ti esalto e tu fai le cagate, dai. Eri subito su quella fascia, pronti via, eri casatissimo. Guardalo come già mi stanno marcando stretto, maledetti. Dove sta Babangida? Babangida, ah, sei troppo stretto. Babangida, ha perso il pallone. Ai 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 ai, che la vedo male. Espimas, dai, che ti inventiamo in questo nuovo ruolo. Espimas, Babaiaro, no, Zola, Madonna, il salvataggio di Forlan, di Ivanov. Che cazzo l'ha fatto Ivanov? Grande Bamba, parti, parti Bamba, parti Bamba, parti Bamba, chiedi la triangolazione, Bamba, arrivaci. Non ci posso credere, non ci voglio credere. Babangida, vai, 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 Babangida, Babangida, Babangida. No, sì, no. Ah,
due passaggi di fila, dico io signori, due passaggi di fila, non è difficile. Sono le basi del calcio, riuscire a fare due passaggi di fila, porca miseria, porca miseria. Mangita che l'allunga e niente da fare. Zola, teniamo, teniamo, teniamo. Non vi è chiaro la presenza di Flo davanti alla porta a voi? Di Flo, no, 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 non mai. Non l'ho mai toccato io il tasto quello lì, non l'ho mai toccato. Non l'avevo toccato il tasto per fare l'intervento in scivolata. Non l'avevo toccato io, mannaggia. No, vabbè, dai, da solo davanti alla porta no, però, cazzarola. Da solo davanti alla porta no, non mi sta bene, signori. Da solo davanti alla porta, dai. Non riesce nemmeno più a girarsi, Babangida. Babangida non riesce più nemmeno a girarsi. No! Dai, però che cazzarola, ma fallo un passato. Un filtrante giusto. Riuscite a farlo un filtrante giusto. Porca miseria, un filtrante giusto, vi chiedo. Posso piangere da qualche parte, signori? Posso? Mi è concesso piangere? O non mi è concesso piangere? Cioè, ci hanno fatto un 1-2, cioè, non, che non sta né in cielo né in terra, signori. Un rigore inventato. Un rigore inventato e un tiro di Zola che. Cioè. Boh. Cioè, stanno a fare tutto loro. Cioè, non riesco. Vai, Bamba. Vai, Bamba. Vai, Bamba. Che cazzarola, però. No, 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 dai. Stavamo 2-2 a quest'ora, stavamo 2-2, porca miseria, stavamo 2-2. Mannaggia a voi e a chi vi ha programmato. Dai! No! Ci posso credere, non ci posso credere, signori, cosa stiamo sbagliando? Cosa stiamo sbagliando? Vabbè, giustamente, non la tocca. Cosa stiamo sbagliando, signori? Cosa stiamo sbagliando? Tutto quello che potevamo sbagliare l'abbiamo sbagliato, signori. Abbiamo avuto tre occasioni pulite e non siamo riusciti a buttarla nemmeno dentro, nemmeno una volta. Non è che dici. Eh sì, che cazzarola. Scontato che avrebbe fischiato. Scontato che avrebbe fischiato. Va bene, va bene, va bene. Porca miseria, oh. Abbiamo avuto tre occasioni pulite, tre occasioni pulite. Ci voleva intanto a buttarla dentro una volta, una. Non chiedevo tante volte, una.
riuscire a chiudere il comparto. Se la contendono. Prova ad aprirsi un varco. Molto pericoloso. Cocchi, stiamo a perdere, signore Cocchi, stiamo a perdere. Il fastidio che Bavangito non tenga fisicamente. Non... Lo marca stretto. Mamma mia, l'ho rivista dentro. Allora, se fanno 3-0, signore, è finita. Se fanno 3-0 è finita. Dai, dagliela. Vabbè, mi è messa laterale. Se ci fanno il 3-0, signori, è finita. Non... Tu tira, tu prova. Gliel'avevo detto di tirare, signori. L'avevo ammaccato il pulsantino per tirare. Mannaggia. Mannaggia. Babangida dorme. Babangida dorme. Bolatta dorme pure. Niente, non c'hanno voglia oggi, signori. Non c'è verso. Guarda, guarda come sbagliamo i passaggi. Guarda come sbagliamo i passaggi. Perché mi fa l'intervento in scivolata quando io non ti ho mai chiesto di farmi l'intervento in scivolata? Perché? Illuminami, mi devi fare quel cazzo di intervento in scivolata se non ti ho chiesto l'intervento in scivolata. Babangida. Dai Babangida, dai Babangida, dai Babangida. Dai Babangida, dai Babangida che li hai bruciati. Dai Babangida che li hai bruciati. Dai! Ma dove l'ha tirata? No, vabbè, signori. No, è destino, è destino. Destino, cioè, porta vuota. Porta vuota, mi fai sta cagata terribile. Questa non riesce nemmeno a fare due passaggi di fila. Non ci posso credere. Porta vuota, porta vuota, porta vuota, cosa mi ha sbagliato. Porta vuota, cosa mi ha sbagliato. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci voglio credere. Cosa mi ha sbagliato a porta... No! Guarda che abbiamo perso... Non ce la posso credere, non ce la posso credere. Ai ai signori, ai ai signori. No, no, non ci credo, no. Cioè, non è possibile quello che sta succedendo in questa partita, signori. Non è fottutamente possibile quello che sta succedendo in questa partita. Non è proprio. Non ho parole. Quante cose ci. No. Mantiene il possesso del pallone. L'alza, colpo di testa. Quante cose ci siamo mangiati, signori. Quante cose ci siamo mangiati. Non ci posso e non ci voglio credere. Ma dov'è Babangi? Perché è partito Cellini? 33. Si inserisce di colpo. Vabbè. Oh, gli abbiamo rotto Zola, quantomeno, signori. Quantomeno gli abbiamo rotto Zola. Mamma mia. No, sono scoraggiato, signori, perché abbiamo avuto un sacco di... Veramente abbiamo avuto un sacco di occasioni. Non siamo riusciti a buttarla dentro una volta. Una. Io capisco che faccio delle cagate terribili, ma una volta, devi anche riuscirla... a buttare dentro, cazzarola. Una devi anche riuscire a buttarla dentro. 2-1 Babangida, signori. 2-1 Babangida. Porca miseria, al 38esimo. Io non ci posso credere, signori. Finirà così sta partita. Non ce l'avremo il tempo di
di riuscire a ripartire. Passaggio all'indietro. Stiamo scherzando. Grande capacità di tenere palla. Senza dubbio una bella prova di tecnica e di... Dagliela! Io non capisco come faccia Zoll a giocare ancora che è rotto. A me l'altra volta Ronaldo me l'ha fatto levare subito praticamente. Però Zoll gioca ancora. Sì, in possesso del pallone. Entra in scivolata. No, 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 no. Da, che partita, signori, che partita, che partita. E va bene, dai. Allora, Sandro, come ti è sembrato? La Fiorentina ha perso, porca miseria, avremmo potuto guadagnare punti. Bene, e il Dortmund pure, va bene, signori, dai, sconfitta indolore. 9 tiri a 9. 9 tiri a 9. E va bene, 9 tiri a 9, signori. Alessis di Valeri per Babangida, Flo e Zola. E va bene, è andata così, signori, è andata così, è andata così. Purtroppo non si può vincerle tutte, anzi, siamo riusciti a ripartire, rimaniamo a 14 punticini e rimaniamo sempre terzi, a pari punti con la Fiorentina, a 31 e a un punto dal Dortmund. Quindi, diciamo, signori, non è successo niente, non è successo niente, signori. Va bene, una sconfitta in dolore, fino a 10 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. Va bene così, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!